tutti. Domani, sabato 26 febbraio, alle ore 14, il Libro Librati scenderanno in campo. Ternana e Cremonese. La Ternana scenderà in campo per vincere, come emerso anche dalla conferenza stampa della vigilia tenuta oggi pomeriggio da Cristiano Lucarelli, dove sostanzialmente ha ribadito che la sua Ternana scende sempre in campo per vincere, non si accontenta del pareggio e l'obiettivo ogni partita che gioca sostanzialmente sono i tre punti. Quindi questo è l'aspetto chiave, se vogliamo, della conferenza stampa di Lucarelli. Lucarelli ha analizzato il momento dicendo che c'è possibilità anche di recuperare Partipilo e Pettinari, e speriamo sia così. Almeno due pedine, insomma, abbastanza importanti siano a disposizione, perché con questo con queste partite così serrate, la Ternana purtroppo domani sarà decimata, come tutti sappiamo, per via della squalifica di Palumbo, di Diachite, per i vari infortuni. Per il resto Lucarelli ha detto che, insomma, fino a maggio forse sarà l'allenatore della Ternana. Questo è quanto è emerso negli ultimi giorni anche dal dialogo con il presidente Bandecchi. Per il resto, dicevo, la squadra in questo momento vuole isolarsi da quello che succede a livello mondiale, ma anche da quello che succede nella piazza di Terni. Quindi l'obiettivo è isolarsi e ragionare partita dopo partita. Per il resto, oggi il presidente Bandecchi ha risposto a un comunicato della Curva Nord, dove ha detto sostanzialmente: se andate allo stadio, tifate qualsiasi categoria sia per voi, io ho già la categoria in mente, che è quella dove voglio portare la Ternana. Detto questo, al di là, insomma, di queste, non dico polemiche, però di questi dialoghi tra presidente e allenatore, presidente Curva, domani c'è una partita difficile, domani c'è una partita però importante. A me, come dice Lucarelli, preoccupa più quella con il Pordenone, per carità, è verissimo, però domani nel frattempo si gioca e è importante fare una prestazione opposta a quella di Ferrara domani, proprio per magari arrivare più concentrati a martedì. E comunque, l'avversario è un avversario fortissimo, però la Ternana con quelle forti ha comunque giocato, al di là di alcune partite, comunque tipo con il Pisa, con il Parma, insomma, se l'è, con il Monza se l'è grosso modo giocata. Quindi speriamo che sia così anche domani. Il fatto di giocarla in casa preoccupa, perché purtroppo questa Ternana non è casalinga. Però al di là degli scherzi, vediamo come andrà. Domani sarà una bella partita, questo sicuramente. Speriamo che i nostri ragazzi facciano una bella prestazione, che poi si portino dietro però questa mentalità martedì. Perché se domani fare come a Parma, stravincere, e poi martedì fare come a Ferrara, preferisco vincere martedì. Però domani bisogna giocare bene, perché sennò può essere un duro colpo per il morale. Comunque, domani pomeriggio alle 14, Ternana e Cremonese scenderanno in campo e sapremo tutto.